Odore di piedi, per niente invitante. Ho fatto il più grande errore probabilmente della mia vita. E probabilmente l'errore più grande che vedrete in un video. Ho comprato una pasta americana da 10,40 euro. Di cui 4,50 euro di prodotto e 5,90 euro di spedizione arrivata direttamente dall'America. Ho comprato la macaroni cheese. Spinto dalla voglia di mangiare mi è arrivata sia sta roba sia una caramella all'hamburger che testerò subito. Benissimo, accantonata la caramella. Ho comprato la macaroni cheese, che è questa roba qua. Tra l'altro, senza preservativi artificiali, senza farina e senza occhi. Anzi, dai, senza morti. La macaroni cheese, che dovrebbe essere tipo una pasta col formaggio americana. Ovviamente è tutta in inglese ed è della marca Kraft. Ovviamente, io sono italiano, non ho mai mangiato una macaroni cheese o in generale una pasta che non sia classica italiana. E quindi ho deciso di rovinarmi l'appetito mangiando questa roba qua. Apriamola. Ho paura di quello che potrò trovare. È una pasta al formaggio, fondamentalmente. Solo che la pasta, per quanto riguarda gli americani, dovrebbe essere scotta in teoria. Minchia, non si apre. Allora, vediamo un po'. Questo credo che sia il cheese. Un cheese in carta. E poi questa è la pasta classica. Madonna mia, che cosa è sta merda? Ma cos'è sta merda? È la pastina. Comunque, vediamo le procedure di cottura. Qua c'è scritto di bollire 6 cup of water. Sì, perché lì non hanno la concessione di bollire dell'acqua in pentola. Di bollire 6 cups. È proprio un'unità di misura. 4 robi di margarina e burro. E un quarto di... Cioè, devo mescolare sta roba con il latte e il burro? No, fermi tutti. Cioè, praticamente io devo bollire l'acqua, buttare dentro la pasta, drenarla, quindi scolarla, e poi aggiungere il latte e la farina alla pasta appena cotta. Andiamo in cucina e poi la testiamo di nuovo qua. Allora, vediamo cosa c'è dentro questa farina, perché cioè dobbiamo annusarla fondamentalmente. Credo che sia tipo formaggio. No, vabbè, no, ragazzi, sta di piedi. Allora, praticamente, credo che sia tipo cheddar fuso. Non so se lo vedete. È letteralmente cheddar, non fuso, è cheddar in farina. Cheddar farinoso. No, vabbè, che sbocco. Dobbiamo mettere questa roba qui nella pasta dopo che l'abbiamo cotta insieme al latte. Andiamo in cucina. Allora, se per questo suicidio culinario della cucina italiana questo video non arriva a 100 milioni di mi piace, faccio un disastro. L'acqua sta bollendo. Tra l'altro vi ricordo che su MyProtein potete utilizzare il codice a sgarra anche sull'abbigliamento, quindi canotte, quindi cappellini, costumi da bagno e tutto quanto. E avete un sacco di sconti ogni settimana, tutti diversi. Cuciniamoci la pasta. Poi, siccome voglio prima annusare per bene il composto tra il latte e la farina, questa specie di formaggio, voglio metterlo direttamente dentro una ciotolina per vedere di cosa sa. Versiamolo. E questo è il composto. È letteralmente cheddar in farina. No, non credo che sia mangiabile una roba del genere. Cioè, all'odore fa sbo... Cioè, vedete? Allora, i piedi. Immaginate i piedi dopo che sudate. Cioè, letteralmente... Oh, è letteralmente l'odore dei piedi... No! È l'odore dei Fonzies. È odore di Fonzies. Quindi questa diventerà pasta con i Fonzies. Aggiungiamoci il latte. L'acqua bolle. Non credo in ogni caso di riuscire a mangiarla tutta. Questi sono 200 grammi di pasta. Ma questa è per uno, sta roba? Peso netto 206 grammi. Quindi è tipo una porzione per uno e mezzo. Oppure uno in carne. Oppure uno con un'enorme massa magra. Non io. Quanti minuti deve cuocere? 7 minuti! Ma che poi? Scusate un attimo. Settiamo intanto i minuti. Come fate a dire che questo è macaroni cheese? Quando i maccheroni sono un'altra roba. Questa è la crosta di pasta che si usa per la pastina, in brodo, per il brodo. Non è pasta per mangiare con... Capito un cazzo? Comunque, torniamo al nostro macaroni in merda. Proviamo a girarlo e vedere di cosa sa. Madonna mia. Se non sbaglio, richiedeva anche del burro. È diventata letteralmente... lo smegma. È presente lo smegma? È... fa una puzza. Cioè, sta cosa qua fa una puzza di piedi. Ve lo giuro, uno schifo. Comunque, una cosa importante, ragazzi. Quando voi mangiate, vi lamentate tanto dell'Italia. Provate a essere americani e vi mangiate sta roba e considerate una pasta buona questa cosa qua. Oppure la pizza Chicago. Mangiatevi la pizza Chicago. Ci aggiungiamo un tocco di burro. Tra l'altro, questo è il burro della Megle o Maggol. Quindi, praticamente, se il capo vede questo video e vede che gli ho rubato un pezzo di burro della Maggol, si incazza. Lo assaggio anche. Buono. Se vi serve,
Questo è il burro più buono che ho trovato al supermercato in generale, dopo il burro chiarificato. La pasta sta bollendo, quindi tra poco aggiungiamo i fonzi sfusi, letteralmente i fonzi sfusi con un tocco di burro, alla pasta. Sono abbastanza triggerato perché, vabbè, ovviamente il test si fa. Anzi, facciamo una cosa fatta bene. Assaggiamo questa roba. Cioè, se all'odore è fatiscente, al sapore sarà altrettanto fatiscente in teoria. Fa schifo. Ma fa cagare sta roba. 10 euro per sta merda. Però è cibo. Non possiamo dire che il cibo è una merda. Soprattutto se viene insultata così la nostra pasta. Ricordatevi che siete italiani e che abbiamo una fortuna immensa ad essere nati in questo paese. Perché certe cose sono un insulto sia alla specie umana sia alla cucina in generale. Io capisco che il cibo è buono in tutti i sensi, però cercare di copiare in maniera incivile il cibo italiano, cioè il cibo che è all'apice del piacere umano e della società odierna, mi sembra un insulto per tutta l'umanità. 3 minuti! Sto iniziando ad aver paura. Il discorso è che qua ti fregano perché fanno un sacco di baiting. Extraordinary, cheesy, love it. Tutte parole che baitano un inglese normale. E anche probabilmente chi va di fretta. Però io vi consiglio di non spendere 10 euro per sta roba. Cioè non fa, io lo faccio perché devo fare il video. Cioè proprio devo testarlo per certificare che questa roba fosse una cagata. Scoliamo la pasta e vediamo com'è. Pronta. Ok, dobbiamo praticamente mettere sta roba dentro la pentola e aggiungerci il nostro composto. Allora io non vi assicuro che la mangio tutta sta pasta, va avviso, sicuramente non verrà buttata. Rimangono i pezzetti di cacca. È bruttissima. Ora giriamo, facciamo in modo che il burro si sciolga. Odore di piedi. Per niente invitante. No, allora, raga, l'odore è veramente per niente invitante. Cioè, allora, i fonzi, ok, sono buoni. È letteralmente quello, credo. È letteralmente quello. Il problema è che abbinato una pasta non ci sta per niente. Aggiungendo il fatto che sono da solo adesso e questa è una porzione per almeno 3 italiani di norma. No, non è vero. Quando sono affamato ne mangio anche mezzo chilo di pasta. Mettiamola nel piatto. Ma si infilza sta roba? Macaroni cheese ready. Andiamo ad assaggiarla. Allora, procediamo all'assaggio. L'odore è, come vi dicevo, è vergognoso. Il piatto è questo, una pasta completamente gialla. Il discorso è che adesso è diventata una specie, no, non posso neanche dire di carbonara. Però, cioè, no, è un insulto. Assaggiamola. Però porco, allora il tempo di cottura è completamente sbagliato perché lì c'era scritto 7-8 minuti. La pasta non so se lo vedete ma è completamente flaccida. Non è per niente cotta. Cioè, anzi il contrario, è perfettamente scotta. Come ben sapete agli americani piace la pasta scotta. E questi non si possono definire maccheroni, cioè sono maccherini. Vi devo dire, a livello di gusto, ora che l'abbiamo mischiata con il latte e con la pasta soprattutto, si fa schifo. Però in una situazione emergenziale in realtà non è che fa veramente vomitare. Cioè è passabile. Cioè no, sì, nel senso, cioè se dovessi scegliere tra un cumulo di e questa pasta qui, probabilmente sceglierei il No, sceglierei, non sono di Dubai, non essendo un influencer di Dubai, sceglierei comunque questa pasta. Però credevo facesse veramente ribrezzo. Il discorso è che questa è una pasta da mangiare senza annusare. Nel senso, se l'annusi ti ricordi la sporcizia dei piedi. Se la mangi e basta, no. È come se si modificasse il suo gusto all'interno del nostro palato. Diciamo che poi il prezzo è assolutamente sbagliato. Sono letteralmente 200 grammi di pasta con del cheddar farinoso, a cui tu devi aggiungere il latte. Non può costare 4,50 euro. Anche perché con 4,50 euro ti prendi un chilo di cozze. Credevo peggio però. Ovviamente per la sfida me la devo mangiare tutta. Quindi adesso vedrete 20 secondi di speedrun in cui finisco il piatto. Vai, sono andato.